Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, serie di Yu-Gi-Oh! Arc V. Nello scorso episodio abbiamo affrontato ben due duelli, più o meno affronto sempre due duelli a episodio, a meno che non sia in dirittura di arrivo la serie, e abbiamo fatto il pendolo oscilla in due direzioni, è passato e presente. Invece oggi istinti distruttivi è primo dei duelli. È ancora il torneo? Sì, per forza. È normale, dopo solo tre duelli non si può concludere un torneo, no? Vediamo un po'. Durante una pausa dal torneo, Zuzu racconta tutto quello che sapeva su Yuto e Shay. Aspetta, Gong non ha capito, lui si riferisce a se stesso in terza persona. Quindi la sorella di Shay è uno degli amici che vogliono salvare? E a rapirla è stato qualcuno che usa l'evocazione tramite fusione? Così mi ha detto Yuto. Quindi credono che Sora sappia dov'è? Portami da Shay, siamo noi a dare la caccia a voi evocatori Xyz, non il contrario. Neanche per sogno, devo salvare Lulu e comincerò proprio da te. Duelliamo! Sora! Zuzu mi ha raccontato della sorella di Shay. Credo che questi due pensino che tu sia coinvolto nella sparizione di Lulu. Zuzu ha detto che gliel'hai raccontato un certo Yuto. Sei tu, no? È tutto vero? Sì. Però, mi fanno a dire che sembra Yuya, non sono per niente uguali. E va bene, ma perché pensate che Sora abbia a che fare con questa storia? Se lui non vuole parlare, lo farò io. Quando abbiamo preso il controllo della dimensione Xyz sono scappati tutti come topi su una nave che affonda. La dimensione Xyz? Ce ne siamo andati per poter continuare a combattere contro voi della dimensione fusione. Li avete davvero attaccati? Ma certo, all'Accademia dei Duelli sono stato selezionato per una missione speciale, una missione che porterò a termine. Ma prima che Sora potesse attaccare, il suo Duel Disc si autoattivò teletrasportandolo via. Che bello. Che figata. Sora! Yuto, dov'è finito? Cosa hai fatto a Sora? Sora è tornato nella dimensione fusione, a casa sua. Mamma mia. Ora qui partiamo con mostri reali dall'antico Egitto per arrivare agli alieni. Non offenderti, ma è una storia assurda. Sembra la trama di un film di fantascienza. Vorrei che lo fosse, ma io ero lì e l'ho visto accadere. La nostra dimensione è stata attaccata da guerrieri fusione e la mia gente. Li hanno catturati tutti, intrappolando le loro anime nelle carte. Esistono altre dimensioni? Sì, esiste anche una dimensione sincro, anche quella ha i suoi guerrieri. Il tuo mondo invece è noto semplicemente come dimensione standard. Bellissimo. Fammi capire bene, esistono quattro dimensioni, fusione, Xyz, sincro e standard, e sono tutte in guerra con le altre. Ma perché? A che scopo? È tutta colpa di un uomo, Leo Akaba. Leo Akaba, comunque. Yuya aveva molte altre domande, ma la loro conversazione fu interrotta dall'improvvisa comparsa di un duellante su una duel runner. Oh, eccolo qua intanto. Abbiamo Yuya, Yuto e Yugo. Tutti quanti, secondo me, sono collegati dalla parola Yu, ovviamente, come tutti quanti i personaggi principali di Yu-Gi-Oh! E probabilmente Yu sta a indicare la parola gioco. È te che stavo cercando, e chissà per quale ragione. Quei perdenti e i tuoi amici non ti salveranno stavolta. Voglio una rivincita, qui, subito. Non farmi ridere, non ho bisogno di essere salvato da un esperto di fusione come te, pagliaccio. Ti ho già avvertito una volta. Non darmi del pagliaccio, mi chiamo Yugo! Insomma, dimensioni parallele, dimensioni strane, va bene. Normale Yu-Gi-Oh! A questo punto. Non ho niente. Cioè, che significa? Speriamo che stavolta vada un po' meglio. Boh. Già un po' di carte diverse, anche se. Allora, con calma, ho dato tre occhi in qua, evochiamolo. Perché se c'ho un mostro vento sul terreno posso evocare specialmente Velociroid Taketomborg, che nome bellissimo. E dato che uno di loro è Tuner e l'altro no. Attenzione, però c'è l'effetto. Posso fare un'evocazione Xyz. Ora, vai, facciamolo. Allora, intendevo evocazione sincro, non Xyz, mi sono sbagliato. È sincro, è diverso, troppo diverso. Ok, mettiamolo qui. E attivo recupero veloce per recuperare dato tre occhi. Mettiamolo in difesa. Qui. Ora, buono così. Volevo attivare l'effetto di Alt Velociraptor Gundam, ma lo attiverò se lo attivo dopo.
A meno che questo qua non fa l'evocazione pazza come prima, che evoca 14 mostri. Però no, non pare. Tra l'altro, questa, se al cimitero, posso annullare l'attacco dell'avversario, sì. Evoco Velociroid Terror Trottola. E sapete che posso fare? Ok, attivo l'effetto ovviamente, prima cosa. Ok, posso scegliere un mostro da aggiungere alla mano. Scelgo Velociroid Pachinko Kart. Evoco un altro alto Velociroid Kendama, sacrificando... insomma, usando queste due carte. Non so parlare. E eccoci qua. Allora, attacchiamo. Danno perforante? No, a quanto pare non si può. Vabbè, forse posso attaccarla? Viene distrutta. Ho 4 mostri, 4... No, 3 mostri. 3x5, 1500. Mi aspetto allora un altro turno. Ah, però se questa è l'unica carta con il cimitero, posso evocarla specialmente. Allora, se lui ora dovesse attaccarmi per qualche ragione, posso bloccargli l'attacco grazie alla carta con il cimitero. Ok, questa che fa? Ah, ho capito, bene. Niente. Sincro evoca. Figuriamoci se poteva non farlo. Proprio ci va a nozze questo. In difesa. Va bene. Cosa fa ora? Porca miseria. Oh, trova sempre il modo di rompermi le uova nel paniere. Va bene. Lo frego. Attivo l'effetto. 1, 2. Cosa? Questa. Ah, una per volta? Oh. Ah, perché una volta per turno, certo. Allora, posso scartare un mostro di tipo macchina grazie all'effetto di Pachinko Kart. Io lo faccio volentieri. Questo. Mannaggia. Oh, è una cosa che non ci si crede, eh. Toh, è quel paese. Attacca. Cavoli. Vabbè, allora. No, non posso attaccare. Ok, allora attivo l'effetto di petardo sincro e distruggendo un mostro che... cioè distruggendo, facendo tornare nell'extra deck un mostro sincro, posso distruggere un mostro controllato dall'avversario. E termino il turno, avendo solo Pachinko Kart sul campo. Ora, se tutto va bene, lui mi distrugge Pachinko Kart. Ok, sta andando. Ah no, evoca. Ma evoca per fare sincro, giusto? Ovviamente, evoca per fare sincro. Giusto. Ok. E attacca, perfetto. Attivo l'effetto. Di dado, 3 occhi e tanti cari saluti all'attacco. Ora, con molta calma. Allora, evoco Velociroid dado rossa striocchi. Che nome. Attivo l'effetto e dichiaro un numero. Qui dice dichiaro un numero, però vabbè. Ok, eccolo qua, 4. Ah, il livello di un altro mostro? Allora 3. 3 perché ora evoco, tramite evocazione speciale, Taketomborg. Che nome è Taketomborg? Oh, e qui ho l'imbarazzo della scelta per davvero. Solo 2. 1, 2 e 3. Vai. Si evoca Drago Sincro alla chiara. Volevo evocare l'altro veramente, perché aveva un effetto carino. Però... bello, molto bello. Andiamo in battle phase allora e attacchiamo questa. Ciao.
Bene, questa tanto non è tuner, quindi dovrei essere tranquillo. Ho ancora 8000 life points. Sta andando bene. Stavolta il video, raga, viene lungo quanto viene lungo. Mi interessa. Oh, cacchio. Chi evoca? Aspetta, però. Quello lì è... Ok, no. Perché prima aveva 3000 di attacco nell'altro duel. Ma perché? Ma perché proprio questo? Ce l'ha fatta, insomma. Oh, alla fine ce l'ha fatta per forza. Stava andando così bene. Attivo, recupero veloce. Mi riprendo Alta Velociroid Kendama. O Kendama, non so come si pronuncia di preciso. Attivo l'effetto. Oddio, scarto questo, dai. Ti becchi 500 life point di danno. E poi ti attacco pure. Oltre a danno, altro danno. La beffa no, perché lo attacco e basta. E finisce qui il turno. Il duello, mi sa che ci manca ancora un po'. Bene, perfetto. Dammi una carta che possa far male. Oddio, Tifone la metto coperta. Non si sa mai quando può tornare utile. Attacca, vai. Bene. 1200 di danno. Vai a quel paese. Vacci proprio di prepotenza a quel paese, maledetto. In cima al deck, ok. Fai quello che ti pare. Perché la metto in cima al deck? Ah, vabbè. Main phase 2. E attivo l'effetto. E a questo punto qualsiasi cosa io scarti va bene. Oh, cavoli. Ha solo 200 life points, ma... Sì, guarda, attivo l'effetto di tifone spaziale, te la distruggo. Così se hai una carta trappola neanche puoi attivarla. Perfetto, perfetto. Non che potesse farci qualcosa, ma... Guarda, vinco con l'effetto e via. Mamma mia, che palle. Mamma mia. No, fermatevi, dopo che oramai ha finito. Alla Chiara, assalto aereo della tempesta rotante. Nome più lungo. Aiuto! Aiuto, svegliati, è finita. Questa è tua, prendila Yuya. Ricorda sempre, usa la tua energia per intrattenere le persone e farle sorridere. Lo farò per te. Ma invece di svanire, lo spirito di Yuto si unì a quello di Yuya. Ah, ecco, mi sembrava. Sembrava, eh? All'Accademia dei Duelli nella dimensione fusione. Ma sì, perché questo ovviamente ha qualche strano congegno sulla testa. Lio Akaba. Ah, è lui allora. Dopo aver esaminato i ricordi della nostra giovane spia Sora Perse, abbiamo scoperto alcune informazioni molto interessanti. Il quarto pezzo che stavo cercando, il suo nome è Zuzu Boyle, trovala e portala qui, Yuri. Yuri? Chi è Yuri? L'assalto di Obelisk? What? Interessante. Mentre il campionato dell'Arc League proseguiva, Declan incontra una ragazza con una sorprendente somiglianza con Zuzu. Quindi tu ti chiami Selina, non sei Zuzu Boyle. Zuzu chi? Non importa, è solo una persona che ti somiglia molto. Boh. E allora? Ci siamo già incontrati. Sono Declan Akaba, il figlio di Lio Akaba. Ci siamo conosciuti nella dimensione fusione. Eri la duellante che mio padre considerava più promettente. Ti ha mandato qui come avanguardia dell'imminente invasione? Nessuno mi ha mandato qui. Vado dove voglio, quando voglio. Non rendo conto a nessuno. Ho dedicato la mia vita a una unica causa. Fermare il piano di mio padre di invadere altre dimensioni e creare un mondo supremo. Sto radunando duellanti che possano aiutarmi a difendere la nostra dimensione dagli Akaba. Voglio che tu ti unisca a noi, Selina. Risparmia il fiato. Io sono qui solo per dare la caccia a chi è scappato dalla dimensione Ixis. Forse non è stato gli Akaba a mandarti qui. Ma sappi una cosa. Se non sei mia alleata, sei mia nemica. Ma io non voglio avere niente a che fare con te. Il campionato della Junior Arc League è terminato. E il torneo proseguì con uno scontro tutti contro tutti, ma... Wow! I duellanti si sfideranno attraverso l'intera città. Buona idea, Declan, così il pubblico non capirà la differenza tra i duelli del torneo e le battaglie contro le forze di Lio. Ma tu dovresti stare dalla parte di tuo marito, cioè tuo presunto marito. Non so neanche se sono parenti, a dire il vero.
Esatto, in questo modo eviteremo il panico, anche se potrebbero essere i nostri nemici a cedere al terrore quando capiranno cosa abbiamo in serbo per loro. Può essere. Un altro duellante del campionato della Junior Arc League, Dennis McField, sfidò Zuzo a duello, ma non ci avete niente da fare voi? Che daresti nomi lunghi? Ehi là, ho dimenticato di presentarmi, mi chiamo Dennis McField. Credo che duellando potremmo diventare amici, non pensi anche tu, Zuzu? Come sai il mio nome? Niente. Il mio sogno è diventare un grande duellante dell'intrattenimento. Conosco la scuola Yusho e la sua intrattenitrice più incantevole. Insomma, lui vuole la gnagna. Dimenticati pure il tuo sogno. Il prossimo duello sarà l'ultimo per te. Non sapevo che avessi una gemella e infatti non sono gemelle. Dove... Ma dove lo vedete che sono uguali? Ma io non capisco sta gente che occhi c'ha. Che problema avete agli occhi? In effetti siamo due gocce d'acqua. Tu devi essere Lulu, io sono Zuzu. Non mi interessa chi sei. Devo regolare i conti con questo fuggitivo dalla dimensione Xyz. Un fuggitivo della dimensione Xyz? Di che parli? Non fare finto tonto, ti eliminerò! In guardia! Questa ragazza evidentemente mi ha preso per qualcun altro. Ma un duellante l'intrattenimento di rinuncia a me è l'opportunità di far divertire il pubblico. E ovviamente non chiede neanche il nome. Loro basta che si somigliano vagamente e duellano. Io non capisco che problemi hanno gli occhi, le cataratte probabilmente, non lo so. Ho fatto due duelli contro sto tizio e li ho persi entrambi. Qui. Dato che ho attivato l'effetto per questo gatto danzante posso attaccare tante volte quante voglio, giusto? No, niente altri effetti, tranquillo. Buono. Porca. Io non ho parole. Non so che dirvi. Ha sempre la carta pronta per disattivare il mio effetto, pronta per distruggermi mostri, pronta per non prendere danno e non venire e non far distruggere i suoi mostri. Moni ha evocati 3 con un turno solo. Boh. Ecco, questa è una bella carta, ad esempio, guarda un po'. Ecco, si fa subito, insomma, no? C'è sempre... Oh! In qualsiasi modo la si guardi, c'è sempre modo di controbattere. Non esiste. Non esiste proprio. Allora, questa... Oddio, evocazione speciale, via. Attiviamo carità graziosa. Posso pescare altre 3 carte. Allora, ma questa che non ci faccio nulla. Oddio, questa qui sarebbe utile. Quindi mando via questa. Oh, a questo punto, da tanto che non posso fare molto, ma evochiamo un po' pulcina caleidoscopica e attacchiamo. Via. Oh, campo libero. Vuoto. Io ho 3 mostri uguali da fusione nell'extra deck. Vabbè, qui a questo punto. No, non serve da attivare. Oddio, potevo attivare l'effetto, ma... Oh no, questa no. Questa non mi permette di distruggergli i mostri artista amico, artista magus e non riceve danno. Vado con la fusione, dai, evoco gatto danzante della luce lunare e utilizzando queste 2. Oh, allora, questa carta mi permetterebbe di scegliere una polimerizzazione e un mostro da fusione come bersaglio per riportarmeli in mano. Funzionerà anche solo col mostro? Scopriamolo. No. Perfetto. Attacchiamo direttamente. Il fatto è che questo tizio ha tutti quanti i mostri magus nel suo deck. E quindi li ha per bloccarmi gli attacchi, li ha per non ricevere danno. Questa qui non gli... ti prego, fa che sia un mostro. 2005 più 800, 3003. Ecca miseria. Vabbè dai, possiamo farcela forse. No, stai buono. Vai, attacchiamo. Così riceve anche 100 di danno.
Ah, per 200, per 200. Non ho attivato l'effetto di coniglio lunare perché voglio tenermelo magari per il turno dopo se evoca un mostro artista magus e ha questa dannatissima carta. Ok, no? Ok. Evoco comunque pecora nera. Cioè, stavolta proprio ho vinto. Cioè, stavolta non... Così, senza troppi sforzi. Vabbè, ma allora che non c'è gusto. Ma mo è stata facilissima ora. Prima o qualsiasi carta avevo me la distruggeva o non potevo distruggergliela io tramite Bubble, quello che è. Boh, non ho più le forze dopo 2 ore di registrazione, non ho più forze, sinceramente. Le sue abilità come evocatrice fusione sono incredibili. Significa che viene davvero dalla dimensione fusione? Ha solo un mostro fusione ripetuto per 3 volte, comunque. Sì, può comunque ha carte abbastanza veloci che ti permettono di usare polimerizzazione, cancello fusione. All'improvviso, la forza Obelisk, composta dai guerrieri della dimensione fusione, invase il torneo per rapire Zuzu e riportare indietro Selina. Povera Zuzu. Serena è fondamentale per le nostre trattative con l'Accademia dei Duelli. Mobilitate il mio squadrone d'attacco! E magari lo vediamo la prossima volta, eh. Mamma mia, ragazzi, sto tizio. Boh, 2 duelli, da mezz'ora ciascuno. 30-40 turni, non si finiva mai, non si finiva mai. È devastante a livello mentale. Spero che in qualche modo vi abbia intrattenuto perché io, boh, oggi proprio... No, non andava oggi. Ad ogni modo, io come sempre vi invito a dare un'occhiata in descrizione per la pagina Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensiero, che tanto è gratis. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.